Buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno del suo aiuto per un acquisto. Sono apposta. Avrei bisogno di un oggetto che ravvivi un po' il rapporto con mia moglie, che è la toppa di pepe. Ma guardi, qua sotto ci sono un po' di riviste di scambisti per porcellini raffreddati come voi. Ma guardi, un normalissimo vibratore dovrebbe andare bene. Ma normale in un negozio come questo è un concetto abbastanza ampio, cosa intendeva? Ma non mi riferivo a un modello in particolare o qualcosa di specifico. L'importante è che misuri 4,7 cm di diametro per 18,5 di lunghezza. Beh, qualcosa che ci si avvicina lo troviamo di sicuro. Sa, ce l'avrei proprio bisogno per questa sera. So di essermi organizzato in ritardo, ma mia moglie è un po' impulsiva e mi ha avvisato solo ieri di questa sua richiesta. È venerdì, è la serata che noi ci concediamo i piaceri. Ma dai, come mai proprio venerdì? Beh, il primo è lunedì, è sempre arrabbiato non so con chi. Martedì lo segue a ruota, è battagliero ma non si nota. Mercoledì è il più virtuoso, fa le fuse ed è un goloso. Giovedì è un fanfarone, sempre a zonzo sul suo vespone. Venerdì è un rubacuori, per la testa mille ardori. E con il nuovo vibratore ci danno dentro tutte le ore, eh? Beh, sembrerebbe perfetto. Chiesto 4,7 cm di diametro per 18,5 di lunghezza. Come vede, questo è più piccolo. Senta, uno vale l'altro. Ma vede, io ho proprio bisogno. Beh, senta, faccia lei, eh. Ciao, Teo Mondo Scrofalo. Ciao, Cristina. Ciao. Già stai andando via? Non fare il permalosetto, che c'ho già le palle che mi girano. Toh. Che è successo? Ma sì, per quell'uscita con quello zio lì che ti dicevo. No, gliene ho dovute dire quattro. Certo. Ok che non è la storia della nostra vita, però andiamoci piano con i paletti, cazzo, no? La scoperta che sei una vampira? Che poi neanche io sono quella a cui piace correre, che ah sì, siamo fidanzatini, eccetera, eccetera. Però... se quando siamo da soli fai tutto lo sdolcinato, poi quando siamo in pubblico fai quello che non te ne frega un cazzo, mi sento un attimino presa per il culo. Certo. Sì, vabbè. Sarà che ho il ciclo, sono un attimino irascibile proprio. Ma ti giuro, le vaie che urlano. Oh. Ehi. Vabbè, comunque, è venuta a prendermi prima di raggiungere gli altri. E lì un tripudio di romanticismo. E va bene, ci siamo limonati, siamo accarezzati, ci siamo guardati negli occhi come due micetti innamorati. Ma tra l'altro, te lo giuro, ha due occhi da stupro. No, ma sul serio, in macchina facevo fatica a contenere l'ormone. Beh. Allora, vabbè, siamo entrati nel locale mano nella mano. Poi, quando lui vede i suoi amici, Mr. Hyde. Sì, lascia stare Mr. Hyde. È stato tutta la sera con i suoi amici, a me non mi ha cagata di striscio. Mi ha presentata come una sua amica, lo stronzo. A me, ti rendi conto? Ma che tra l'altro dovrebbe ringraziare tutti i santi del paradiso se una figa come me se lo scopa, tra l'altro. Certo. Ad un certo punto arriva una troietta, e quelle così, si mette su di lui e lui poco a poco ci stava. E a quel punto glielo ho detto. E lui faceva tutto il preso male, eccetera. E poi, mentre mi chiedeva scusa, mi metteva la mano sul culo. Ma sei scemo? Non è che infili il gettone e continui a giocare fin quando vuoi, che tra l'altro, se con me sbagli, finita. Giuro, guarda, spero che sia a casa a masturbarsi pensando a tutto quello che si è perso, te lo giuro. Che odio. Dicevi qualcosa? Dai, avevo bisogno di sfogarmi, su. Sì, beh, ci sarebbero dei clienti, eh. No, continua pure, dai. Cazzo, che cuore di merda. Buongiorno. Solo questo? Sì. Potevi dirmelo, no? Cosa c'hai da guardare? No, no, niente, ascoltavo, interessato. Comunque hai fatto bene. Il resto? Mangia per lo show. No. Vai, va. Vai a casa anche tu a masturbarti pensandomi col tuo cazzo di DVD. Ma Cristina, sono clienti questi. Sembri Stefano. Dai, questo è mio per lo show.
No, vabbè. Ma c'è un altro cliente, non mi dici niente. Ma quello là è tutto assorto nella ricerca del vibratore perfetto. In che senso? Col calibro. Cioè, è venuto qua e si è provato le misure da casa. Non scherzi. Magari. È arrivato qua con le misure perfette, ma pure recitato una filastrocca quel giorno della settimana. Cosa ha fatto? Ha misurato l'apertura della moglie? Guarda, meglio non sapere. Mamma mia, povera donna. Beh, alla fine è fortunata, cioè, dov'è che lo trovi uno così votato al tuo piacere? In effetti. Arriva. Credo proprio abbiamo trovato il nostro candidato. Quando si dice che le dimensioni contano? Ah, tutto per la felicità di mia moglie. Che donna fortunata. Sai, io ero refrattario a questo genere di espedienti. Ma via, se non si fa una pazzia ogni tanto poi subentra la noia. Ma non l'avrei fatto un tipo noioso. Non mi lusinghi. Comunque volevo dirle una cosa. Ha fatto proprio bene con quel tipo ieri sera. Gente del genere non merita tanta attenzione da parte di una bella donna come lei. Romanticismo, questo è quello che vogliono le donne. E mi raccomando, non lesini a richiedere le giuste attenzioni da parte del suo partner. Buonasera, arrivederci. Arrivederci. Vado anch'io. No, aspetta, dove vai? È arrivato questo nuovo prodotto dal Giappone e proviamolo insieme, no? Sì, provatelo da solo, eh? Idiota. Dai, dammi la giacca. No. Ecco qua. Perché devo tornare a provarci col tipo di ieri sera. Se l'uomo del calibro ha detto che ho fatto bene, c'è qualcosa che non va in me, eh? Ciao. Ciao.